Ringrazio, vestita da Malandrone Moda. Ciao cara. Eccola, ciao, bella, splendida, splendente. Ammiratela, la nostra Flavia. Sì. Allora, il nostro Matteo che arriva direttamente già. Anche noi ti abbiamo premiato l'altra sera a Rosignano, Vero. Stasera testa e dische. E adesso, però, no, anzi, ci riprendiamo il premio, stiamo scherzando. L'ho riportato. Sorpresa! Matteo che, devo dire, è appena sceso dalla nave praticamente. Sì, dovevo fare un concerto in Capraia. E noi abbiamo temuto tutto il giorno che questo non arrivasse, perché con sto mare, con sto vento. Eravamo su questa piazza, guardavamo il mare e la Capraia che si trova là. Esatto. E dicevamo, Matteo! Arriverà? Sì. E invece poi dopo ho visto la chiamata sul cellulare e ho detto, guarda, sono arrivato a Livorno. È qui! Ok, dai. Ci ascoltiamo due brani tratti dal suo ultimo CD, Fare a meno di te e la cucina giapponese, al Radio Stop Festival per Admo. Con noi Matteo Beccucci! Questo è per gli amici dell'Hotel Tornese. Sveglio come un pazzo, guardo il letto sfatto, quanto è caro il prezzo di un amore instabile. Mi hai lasciato nudo, lucido e confuso, così. Ti chiamo adesso, ma forse è troppo presto. Non so che cosa fare, non riesco ad aspettare. So che starei meglio a dirti che ti voglio, al diavolo l'orgoglio. Per te, perché sei lontana già chilometri da me. Sei sangue, sei pietra, costante di pietra, sei l'acqua che scorre, un fiume di seta, poi assalto e tempesta, ma quello che basta per me è non fare a meno di te. Fermati un momento, metti via le chiavi, cosa ti è successo, cosa c'è? Non mi sfuggire con lo sguardo, lo sai, non lo sopporto. È un gioco del silenzio che mi scava dentro, una condanna a morte, ma non scopri le tue carte. Parole come forse mi annebbiano la vista, sprofondo nel sedile. Se cominci a dire che non sai più cosa vuoi, sei sangue, sei pietra,